Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Filo Diretto, appuntamento di mezzogiorno fino alle ore 12.30, fino all'arrivo praticamente del telegiornale che invece ci intratterrà e ci racconterà le ultime per mezz'ora circa, fino alle ore 13. Un'ora praticamente dedicata all'informazione, agli approfondimenti. Nella prima parte parleremo degli argomenti che sceglierete voi con le vostre telefonate, il numero è 0131 23 10 92. Potremmo commentare e raccontarci anche tutte le esperienze che abbiamo vissuto in questo ultimo fine settimana, che direi non sono per niente trascurabili e che meritano dei commenti, anche perché l'apporto, diciamo, al miglioramento di tutta la macchina che si deve mettere in moto quando c'è un'emergenza come quella dell'alluvione che abbiamo avuto venerdì sera, deve essere, diciamo, in qualche modo completata anche con il contributo di ognuno di noi. Io mi chiamo De Vinci, vi accompagnerò in questo spazio e sentiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno signor Vinci, sono Bruna da Borgo Cittadella. Buongiorno. Buongiorno, senta, per quanto volevo ritornare un momento appunto sul discorso che iniziava lei per l'alluvione mancata fortunatamente. Sì. La sera dell'alluvione, la zona di Borgo Cittadella, cioè dall'Annunziata fino al Cavalcavia, nessuno è stato avvisato. Siamo scappati perché c'è stato il porta a porta da amici, ma mentre dalla cittadella in giù, verso via Pavia, sono andati a suonare i campanelli, hanno avvisato col megafono, qui non è successo assolutamente niente. Tant'è che c'è gente che oltretutto fortunatamente per queste persone non si sono accorti di niente. Spieghiamolo bene qual è la zona Allora, cittadella. dalla chiesa dell'Annunziata, cioè dall'inizio del Sì, Tiziano. dove c'è la rotonda lì dopo il ponte Tiziano. Sì. Quindi Perfetto, dall'altra parte, sull'altra fino sponda. all'inizio del Cavalcavia per andare a San Michele, nessuno ha avvisato né col megafono e neanche con campanello. I vivi proprio non si sono visti. Noi personalmente siamo andati via perché dopo che i nostri amici ci hanno avvisato, abbiamo telefonato alla Protezione Civile. Il solito discorso: andate ai piani superiori, non l'avete, andate alle riunioni lì, Piazza Garibaldi, eccetera, eccetera. Allora, io vorrei sapere una cosa: perché? Per esempio, come fanno in tante altre città, quando c'è una cosa del genere, visto che tutti siamo provvisti di cellulare, il comune non mette un'app in modo da avvisare automaticamente tutti? Guardi, io la ringrazio per questa telefonata perché mi sta mettendo su una strada che è quella su cui io naturalmente insisto da tantissimi anni. Innanzitutto la ringrazio per la telefonata, per questo contributo importante all'apertura di questo spazio dedicato diciamo, agli argomenti di attualità, ma soprattutto all'alluvione. Io sono anni, tanti anni, che mi batto per questa cosa. Ho vissuto l'alluvione del 94, ho perso un'automobile, ho avuto un allagamento, diciamo, fino al primo piano, eccetera, eccetera. Per cui l'ho vissuta anche da protagonista dell'informazione, perché all'epoca lavoravo anche per una stazione radiofonica e siamo stati i primi a dare l'allarme in città dicendo che l'acqua era fuoriuscita e nonostante l'acqua fosse già praticamente alle ginocchia, in via Vocchieri c'era un senso di smarrimento tra tutta la gente che c'era lì perché nessuno sapeva che cosa fare, nessuno sapeva dove andare, nessuno conosceva neanche le diverse altezze della città. Allora io da quell'anno, poi c'è stato un blackout perché l'acqua naturalmente ha fermato l'energia elettrica in tutte le zone dove ha sommerso le centrali elettriche, diciamo le cabine elettriche, ha creato dei danni molto gravi per cui anche i trasmettitori di tutte le stazioni radiofoniche che c'erano sopra Valle San Bartolomeo, sul Brico dell'Olio, sono andate tutte in tilt perché ovviamente mancava l'energia elettrica. Senza energia elettrica non si comunica. Allora, noi penso abbiamo fatto un servizio in diretta fino alle 2:30, alle 2:10 del mattino, se non sbaglio, cercando di informare, cercando di seguire passo passo, però non siamo stati avvertiti neanche noi precedentemente. Non è stato avvertito, diciamo, nessuno di coloro che potesse entrare nella macchina dell'informazione della Protezione Civile, perché purtroppo c'è ancora questo concetto, veramente.
non lo definiamo, meglio non definirlo, però sorpassato, diciamo, che non tiene presente di quanto sia importante l'informazione per coloro che si trovano lì sperduti nella notte da qualche parte, non sanno da che parte devono andare, non sanno cosa succederà. Uno guarda il fiume smarrito, sente il rombo, dice ma ce la faremo, terranno gli argini, non terranno. Cosa succederà però quando uscirà l'acqua e se uscirà? Da che parte dovremo andare? Cosa dovremo fare? Io mi sono trovato il pomeriggio per l'alluvione del Bormida, diciamo che era già stata precedente al pomeriggio, a viaggiare per la tangenziale, a trovarmi l'acqua a tanto così dal bordo della strada, nella parte diciamo che porta verso Spinetta, e lì c'erano migliaia di macchine che arrivavano verso Alessandria ed era stato chiuso l'accesso all'autostrada, il casello di Alessandria Sud per chi arrivava diciamo nella direzione da Acquiterma ad Alessandria. Mi sono immaginato l'acqua che invadeva la strada, quindi mancava pochissimo. Se 35 centimetri sono quelli che sono mancati per l'alluvione del Tenaro, per il Bormida, perché non arrivasse o prima di arrivare alla tangenziale, c'erano più o meno 40 o 50 centimetri, in alcuni punti anche forse di meno. Allora, il problema qual era? Se per caso fosse venuta l'acqua, dove doveva andare tutta quella gente? E come fare per indirizzare, per consigliare alle persone da che parte si devono dirigere, per non intasare assolutamente tutte le strade e per permettere anche ai mezzi di soccorso da che parte devono andare? Io ho fatto decine di programmi su questo argomento, quando facevamo il filo diretto alle 13, anche con i capi della protezione civile, e purtroppo questo lato della comunicazione è sempre stato trascurato. Oggi abbiamo saputo, finalmente dopo il nostro appello, e dopo che qualcuno mi ha anche insultato, perché quella sera su Facebook mi hanno anche insultato e mi hanno detto che non dovevo dare questo allarmismo, non dovevamo contribuire a un eccessivo allarmismo, mentre io seguivo le macchine della polizia che col megafono dicevano attenzione, portate via le macchine, salite. C'era qualche imbecille, scusate il termine, che su Facebook si preoccupava di denigrare e di smontare il lavoro che si stava facendo per l'informazione, mentre sappiamo tutti quanto è importante l'informazione, soprattutto per chi abita in quelle zone, soprattutto per chi non l'ha ricevuta, soprattutto per chi viene preso a sorpresa da un evento di questo genere che non può essere vinto. Non ci sono mezzi. Quando ti arriva l'acqua, tu non puoi prendere, non hai la barca in casa, non hai il gommone, non hai l'energia elettrica poi a quel punto per guardare anche da che parte andare in casa, voglio dire. È una situazione drammatica che chi non ha vissuto, soprattutto magari i ragazzi più giovani, non comprendono fino in fondo. Però quello che mi stupisce è che non viene ancora compreso dalla macchina, diciamo, che si deve mettere in moto. Noi l'abbiamo saputo all'ultimo minuto, stazioni radiofoniche che sappiamo essere molto attive in quelle occasioni, Radio Gold, lo diciamo, ha avuto una grande capacità, i siti internet hanno avuto una grande capacità, sensibilità nell'esserci, così come i giornali, soprattutto quelli online. E io mi chiedo, ma perché questo tesoro, questa forza importantissima che sono gli organi di informazione, non vengono quasi presi in considerazione in un coordinamento? Cioè noi sentiamo le voci che arrivano un po' dappertutto, non siamo in grado di controllarle subito. Se ci dicono che è stato evacuato il 118, noi magari ci crediamo. A pomeriggio dicevano che si fosse allagata la zona di Panorama, noi siamo partiti perché un altro furbone ha messo la foto, noi siamo partiti e siamo andati per constatare che non era vero, che era una foto di 6 anni fa. Allora è chiaro che tutti, se non abbiamo un punto di riferimento che ci dica la situazione è questa, rischiamo di ripetere, di dare delle notizie che sono delle bufale. Ci va un centro di coordinamento dell'informazione. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, posso dire? Certo. Allora, stia a sentire, io vi do buongiorno e la mia telefonata è per ringraziarvi tutto di venerdì, vi abbiamo seguiti fino alle 3 di notte, ci avete informato benissimo, la sindaco tutto come si dice, lo staff che c'era, i controlli della protezione civile, di tutto,
di tutto e di più. Io sono stata contentissima perché anch'io nel 94 siamo stati alluvionati, e perciò non ho parole per dire grazie, grazie, grazie a tutti. Vi siete, per me, vi siete comportati benissimo, e anche qui i miei vicini sono altrettanto come la penso io. Certo, grazie a lei, grazie per quello che ci ha detto. Buona giornata e avanti così. Benissimo, noi l'abbiamo fatto riunendoci all'ultimo minuto, ognuno di noi era indaffarato un'altra cosa, quando abbiamo saputo che c'era questa emergenza siamo arrivati tutti. Io posso anche dire che Franco Capone, esattamente come Ketty Porceddu, il sottoscritto, magari a fare di più la parte giornalistica, ma c'erano anche Nicoletta Porcari che ha interrotto, è venuta a fare la regia, così come Tiziano Borille è venuto a fare l'aiuto in regia, così come Giuseppe Loforte è venuto a fare l'operatore prestandosi a seguire tutta la vicenda in tutti i punti e spostandosi a una velocità incredibile con la sua telecamera, così come Giorgio Dutto, che è stato eletto d'Orba, Michele Manzini, così come tutta la messa in onda, così come i nostri editori che hanno interrotto la programmazione nazionale, perché chiaramente non era previsto questo spazio, e siamo andati in onda per un pochettino su tutta Italia, e tutta Italia ha potuto vedere cosa stava succedendo ad Alessandria e quanto la situazione stava per diventare drammatica. Ovviamente i nostri editori hanno provveduto a creare uno spazio che durava un'ora e mezza. Nessuno immaginava quanto sarebbe andata avanti questa storia, e poi a un certo punto sembrava calasse l'allarme. Allora abbiamo chiuso le trasmissioni in diretta, ma le sollecitazioni che ci arrivavano da tanta gente ci hanno fatto riaprire il programma in diretta. Gli editori hanno fatto di tutto per fermare la programmazione, dandoci un altro canale, un'altra situazione, e siamo andati in onda ancora per un'ora e mezza. L'abbiamo fatto con spirito, diciamo, di servizio per questa città. Tutti noi abbiamo degli interessi, tutti noi amiamo questa città, tutti noi ci siamo messi a disposizione, è chiaro che la gente ha capito e ha avuto bisogno di queste cose. Io avrei voluto essere a casa e sentire un'informazione, diciamo, arrivare da una fonte ufficiale che mi avvertiva di tutto quello che succedeva. Certo è che oggi noi abbiamo visto anche organi ufficiali, fonti ufficiali, diciamo, delle autorità, che hanno ringraziato tutti, ma non gli organi di informazione. E questo mi sembra quantomeno ridicolo, perché negli Stati Uniti o in altri paesi del mondo le stazioni radiofoniche, per dire, sono obbligate ad aderire al programma di protezione civile, e ogni 20 minuti o mezz'ora devono dire: stai ascoltando questa stazione che trasmette da questa città. Proprio per capire che se io sono sull'autostrada per Genova e c'è un problema, voglio sapere se sono sintonizzato su una stazione di Genova o se sono sintonizzato su una stazione di Milano o su una di Alessandria. Quindi gli organi di informazione hanno il compito, hanno un compito da fare, che è quello del servizio pubblico. Poi oggi è il giorno di Marta Vincenzi, il sindaco che è stato condannato per non aver dato l'allarme. Dal quello che ha sentenziato il tribunale, 5 anni, se non sbaglio, di condanna per aver causato un disastro di morti, eccetera, eccetera, per aver omesso un allarme. Il sindaco Rossa l'ha fatto, il sindaco Rita Rossa l'ha fatto, ha preso il coraggio, non so se la cosa fosse appoggiata anche dalle altre forze, però ha preso il coraggio e ha detto: sono io responsabile della sicurezza, benissimo, evacuiamo un quartiere. Però, naturalmente, forse per avere l'idea di che cosa sta succedendo e per poter intervenire, come diceva la signora, anche nella zona di Cittadella, eccetera, eccetera, forse bisogna avere anche molte collaborazioni, anche dalle altre forze, e tutti devono essere messi in condizione di collaborare. È una partita dura, è una partita difficile. Ritorneremo adesso a parlare di questo. Sentiamo la telefonata, se no parlo solo io. Pronto? Pronto, buongiorno signor Vinci, chiamo da Alessandria. Buongiorno. Volevo dirle, in base a questo affare degli allarmi, si vede ad esempio dove sono soggette gli tsunami, un affare che esiste, delle sirene che quando c'era, nella zona tipo Orti, via Pavia,
via, non si potrebbe mettere, cioè, nelle zone a rischio una sirena, fare che in caso di allarme venga azionata, perché lei ha ragione dell'applicazione sul telefonino, però io ho notato una cosa, che quando succede qualcosa la prima cosa è andare fuori uso sono i telefonini, perché forse c'è troppo carico di telefonate. Invece quel sistema lì sarebbe, non penso sia così costoso da non poterlo fare, perché poi è un cavo con una... cioè, questa è la mia idea. Grazie signor Vinci, buongiorno. No, grazie a lei, è un'ottima idea, è un'ottima idea. Io non avevo mai pensato a una cosa di questo genere, sicuramente sarebbe un modo, no? Perché un allarme e un'emergenza possono arrivare da molte parti, non solo dai fiumi, perché ci sono altri pericoli che stanno intorno alle nostre città, ci sono pericoli di tipo industriale, ci sono pericoli dovuti, che so io, a una nuvola che si alza di inquinamento chimico e lì si dirige a seconda del vento dove tira, per cui non esistono più le altezze, diciamo, dell'orografia del territorio non è più prevedibile come per l'alluvione che c'è il Cristo che è più alto degli orti, no? Lì dove tira il vento si scopre solo in quel momento, allora sirene e cose di questo genere farebbero sicuramente un grande servizio. Un'ottima idea, vedi, ve l'ho detto. Contribuendo tutti, no? Ognuno con il proprio genio, ognuno con la propria esperienza, magari si potrebbe creare un sistema nuovo. Tanto Marco Bologna, capo della Protezione Civile, ci ha detto che invece, per fortuna, a Roma se ne sono accorti. E allora Alessandria diventerà un esempio, diventerà una specie di sede sperimentale di questo nuovo modo di comunicare e di organizzare. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì. Volevo ringraziarvi per il servizio che avete fatto dell'altra sera per l'alluvione. Grazie a voi per averci seguito. E dirvi che dovete essere orgogliosi di quello che avete fatto. Sì. Perché parlare col senno di poi o criticare è normale per gli italiani. Comunque tanti alessandrini, ma tanti sono contenti di cosa avete fatto. Si può sempre migliorare, sono certo d'accordo, però voi, ripeto, dovete essere orgogliosi di come avete gestito la situazione senza creare panico e mettendocela tutta, e mettendoci la persona in primo campo. Volevo dire, aggiungere una cosa. Prego. A me piacciono tutte le luminarie che stanno mettendo e facendo. Lasciamo perdere chi è che le fa fare, eccetera. Però mi chiedevo una cosa. Se io cammino a guardare le luminarie, che sono molto belle e mi aiutano a vivere bene il Natale, e poi inciampo in quelle maledette buche che ci sono da anni in Corso Acqui, sì, come posso essere contento? Non si può viaggiare solo guardando per aria. A me hanno insegnato che prima si guarda bene dove si mette i piedi e poi si gode il resto. Certo. Buongiorno. Buongiorno, grazie, grazie. Grazie per le due cose importanti che ci ha detto. Prima è che voi ci avete dimostrato di essere molto vicini con tutti i messaggi che abbiamo ricevuto. Chi ha i nostri telefonini personali ci ha sommerso di messaggi. Chi scriveva su Facebook, chi appartiene a questo social network o su altri, ci ha scritto, abbiamo ricevuto centinaia e centinaia di testimonianze. In quei momenti, no, quando il gioco diventa difficile, quando ci va veramente la capacità di far fronte all'emergenza, chiaramente arrivano veramente tante persone a sintonizzarsi in quel momento. Noi abbiamo avuto davvero un riscontro eccezionale. Siamo orgogliosi, come ha detto il Signore, di questo lavoro che abbiamo fatto e orgogliosi del fatto che voi ci crediate e ci seguiate e che ci interpelliate nel momento dell'emergenza. Poi sulle altre vicende, voglio dire, la macchina della Protezione Civile ha funzionato benissimo, perché io vi assicuro che in giro per le strade
Tu, ogni singolo punto che poteva essere a rischio era comunque sorvegliato dalla polizia, dal comando del corpo di polizia, sia cittadino che quello polizia dello Stato. C'erano protezione civile, poi ho visto tutti quelli che appartengono alla Croce Rossa, tutte comunque le forze 118, eccetera, eccetera, tutti completamente mobilitati, tutti per le strade, da assessori a personaggi che magari prestano anche solo o volontariato o comunque che hanno altri compiti ma che si sono messi in gioco, che sono scesi per la strada. Ne abbiamo visti davvero tanti. Stavolta Alessandria ha risposto alla grande e penso che sia giusto considerarla come un laboratorio sperimentale, purtroppo per noi, ma un laboratorio sperimentale perché stiamo facendo delle cose eccellenti. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno signor Vinci, sono Manuel. Buongiorno Manuel. Aggiungo i miei complimenti a quelli che sono già stati fatti, che non sono mai troppi, perché avete fatto un servizio veramente sì, fantastico, cioè veramente importante, e aggiungo i miei complimenti. E niente, volevo dire una cosa, volevo fare l'intervento sull'Alessandria Calcio, se me lo consente. Sì, dico già che stasera poi c'è il programma sull'Alessandria Calcio. Sì, lo seguo tutti i martedì sera. Ecco, stasera lo dico, scusi se la interrompo, ma stasera ci ospita Cristian Sosa, nella trasmissione che si chiama I Grigi nel Cuore, al telefono tra l'altro interverrà anche Fabio Artico, un famoso bomber che è indimenticabile, bandiera storica, ex capitano dei Grigi, sarà naturalmente preso, o uno degli argomenti sarà questo fatto, di essere prima in classifica con 6 punti di vantaggio sulla seconda, sulla Cremonese, ed è il vantaggio più alto in ogni categoria di calcio, persino la Juve non ha questi 6 punti, in più abbiamo questo capocannoniere fantastico che si chiama Gonzales, che ci sta regalando dei momenti di grande gioia, si prenderà in esame anche si prenderà in esame questo incredibile giocatore, e poi avremo anche risultati, o si aspetta per stasera almeno il risultato, degli esami medici sottoposti a Celiac, che è uscito nel campo domenica per un infortunio. La trasmissione di Luca Lovelli sarà in onda stasera sul canale 111 dalle 21 alle 22.30. Sì, sì, un bellissimo programma sportivo che tiene informato dell'Alessandria, lo certo, seguo tutti i martedì sera. Allora, mi dica velocemente, Manuel. Allora, volevo dire, sull'Alessandria, allora, tutto bene, perché comunque 6 punti di vantaggio, abbiamo aumentato, comunque sì, siamo imbattuti, 12 vittorie, 3 pareggi, ok. L'unica cosa, proprio andare a cercare il pelo nell'uovo, però a me hanno insegnato che sì, quando le cose vanno tutte bene bisogna anche guardare magari a quella virgola che non va. Stiamo facendo. Io dico questo, il problema secondo me che potrebbe alla lunga diventare un problema, perché dobbiamo sperare adesso come adesso che a Gonzales non venga neanche un raffreddore, sì, la febbre, che stia fuori una partita. Per il semplice fatto che io mi sono messo a fare i conti di quanti punti abbiamo grazie a Gonzales. Le posso dire che sono più di una decina, di più, quasi sì, 12-13, certo, se non 15. E vorrei dire, lei non vede il problema il fatto che anche gli altri attaccanti devono cominciare a svegliarsi? Perché nel momento in cui non possiamo sperare che Gonzales segni tutte le partite, se no arriverebbe a fine campionato a 45 gol, certo, io me lo certo, auguro. Però sinceramente la vedo una cosa un po' impossibile, cioè umanamente. Dico, boh, secondo me o a gennaio prendiamo un altro attaccante, uno che segni insieme a Gonzales, oppure quelli che ci sono a partire da Bucalon che si diano una svegliata. Grazie, buongiorno. Grazie Manuel. La teoria del calcio sono tantissime, la controprova non c'è mai, i periodi sono diversi. In questo momento abbiamo un grandissimo Gonzales, io godrei di questo fatto senza preoccuparmi davvero più di tanto, anche perché Iocolano, Boccalon e tutti gli altri che possono aiutare, no? Che entreranno nei momenti, diciamo, in cui strategicamente sarà meglio, il loro apporto daranno il risultato che devono dare. Oggi però abbiamo questo fenomeno, godiamoci. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? C'è un problema, pronto? Buongiorno! Buongiorno. Senta, io mi chiamo Elio, telefono sì, qui di Alessandria. Sì. Volevo sapere perché il vostro TG delle 12.30
è costituito per oltre il 50% di notizie provenienti da Torino, che noi alessandrini onestamente non interessano minimamente. La provincia di Alessandria è molto ampia, quindi non vedo il motivo per cui non ci siano notizie. È una bella domanda. La ringrazio per la domanda. Non so rispondere, non so rispondere. Probabilmente ci sono fasi, no, nella vita in cui magari si pensa di fare un TG regionale, che poi peraltro sarebbe utile fare probabilmente magari in un pezzo e non in tutto il regionale, però stiamo ragionando, stiamo valutando. Sicuramente ci sono fasi, tentativi, evoluzioni, sperimentazioni che si fanno, poi magari si ottimizza il tutto e si ritorna a fare. Allora, abbiamo ancora un minuto. Io volevo dire a quel signore che aveva telefonato sulla questione delle luminarie e sulla questione delle strade, che c'è purtroppo un problema anche, secondo me, c'è un problema anche di possibilità di spesa che può affrontare ogni comune, quelli che si chiamano patti di stabilità, quelli che si chiamano limiti alla spesa stabiliti dal governo, e che ogni tanto impongono di non indebitarsi, di non fare degli investimenti più di quello che si può, diciamo, che è permesso, per non fare indebitare gli enti locali. Naturalmente sono dei lavori che sarebbero urgentissimi. Ho sentito un sindaco vicino a Torino che diceva, Moncalieri se non sbaglio, diceva se potessi spendere subito i soldi che devo spendere per rifare due cose, non ci sarebbe mai più acqua nella nostra città. Però non posso, perché sono bloccato dal patto, diciamo, da questa specie di legge che è venuta fuori qualche anno fa e che blocca tutti i comuni. Secondo me anche la questione delle strade, no? Si può risolvere, ma poco alla volta. Però questo non toglie che le luminarie e tutto quello che ci va per farci passare un Natale anche più felice, anche più allegro, anche un'atmosfera di Natale che dia sempre più fiducia a tutti noi, sono importantissimi. I lampadari, così le luminarie, così come tutto quello che ci sta intorno. Adesso lascio la linea però al telegiornale. Grazie per l'attenzione, per la partecipazione. Ci vediamo domani.